fa il pieno una nuova asta italiana di titoli di Stato a medio-lungo termine. Il Tesoro ha collocato complessivamente bond per 8 miliardi di euro, al massimo della forchetta prevista che era tra 5,25 e 8 miliardi. L'asta di oggi conferma anche il calo generalizzato del costo di finanziamento del debito per l'Italia. Il BTP triennale, con scadenza maggio 2016, è stato assegnato al rendimento dell'1,92%, in calo rispetto al mese scorso e al minimo da gennaio. Allocati anche BTP a lunga scadenza 2026 per 1,5 miliardi di euro, al rendimento di poco superiore al 4% dal 4,55% della precedente asta tenuta a febbraio. E la discesa dei rendimenti incomincia a incidere sulla domanda, come già visto nell'asta bot di venerdì, che ha evidenziato un rapporto di copertura di solo 1,16 volte a fronte di rendimenti decisamente più risicati rispetto al recente passato. Si sta assistendo a una domanda meno sostenuta. Insomma, man mano che i rendimenti scendono, sempre meno investitori sono disposti ad assumersi il rischio di investire sul debito italiano. La reazione all'asta sul mercato secondario è stata moderata, con lo spread BTP Bund che si è lievemente allargato in area 260 punti base e il rendimento del BTP decennale che si è portato al 3,95% sui massimi di maggio. Le prossime aste italiane sono in agenda nell'ultima settimana del mese, dal 28 al 30 maggio, con CTZ, bot semestrali e per finire nuovamente BTP a medio-lungo termine.